Siamo col sindaco Peppe Pugliese del comune di Monte di Procida. C'è stata in questi giorni la richiesta da parte di tutti i sindaci Flegrei per la candidatura dei campi Flegrei a patrimonio universale dell'umanità. La richiesta è stata fatta dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Allora sì, sicuramente. I campi Flegrei hanno un patrimonio inestimabile, paesaggistico, archeologico, culturale. È una ricchezza inestimabile che va valorizzata in tutti i modi. Da poche ore è notizia, diciamo, evidente a tutti, su tutti i giornali, che i campi Flegrei, i sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto hanno proposto i campi Flegrei come candidatura UNESCO. L'hanno fatto con una nota indirizzata al governatore della regione Campania, De Luca, l'hanno fatto in maniera sinergica perché oggi vi sono rapporti forti e consolidati tra i comuni Flegrei, si lavora tutti insieme, si lavora per un unico obiettivo, quello di portare turismo, ricchezza e benessere per le popolazioni per la popolazione dei campi Flegrei. Una risorsa, come dicevo, inestimabile da tanti punti di vista, se pensiamo agli scorci meravigliosi che può regalare Monte di Procida, un paesaggio incantevole, basta affacciarsi dalla panoramica o guardare la baia di Acquamorta. Quindi noi siamo convinti che con queste risorse, con le risorse archeologiche, se pensiamo a Cappella o alle tante risorse archeologiche della vicina Bacoli, di Pozzuoli, anche alle loro grandi bellezze, alla bellezza di Quarto, che comunque a pieno titolo una città flegrea, un comune flegreo che compone la città, finalmente la città flegrea. Noi pensiamo che la città flegrea possa ambire al patrimonio UNESCO, ne siamo convinti, pensiamo che abbiamo tutte le carte in regola e oggi si avvia l'iter, ma siamo molto, molto ottimisti sulla sua conclusione.